Qui oggi l'alternativa rappresenta l'ampia parte del popolo italiano che non vuole né l'invio di armi né l'aumento delle spese militari. Il governo invece prosegue nel fomentare l'odio e la guerra mentre dovrebbe promuovere iniziative di pace. Il presidente Draghi, in particolare, più che un nonno al servizio delle istituzioni, appare come un nonno al servizio della guerra, proprio come il suo omologo Biden. E degno nipotino di questi due arzilli guerrafondai è il ministro degli esteri Di Maio, che più che un ministro a 5 stelle sembra proprio un ministro a stelle e strisce. Alternativa non vi seguirà in questa politica di guerra e voterà no a questa ennesima fiducia.